Signore e signori, bentornati sul mio canale. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Serie A, Roma contro Juventus. È già il momento di big match. Sulla carta era spacciato per un campionato più equilibrato, un campionato nel quale non c'erano solo Roma e Juve, ma la classifica recita Roma 3, Juventus 3, e quindi continuano a vincere queste due squadre. Però oggi una non potrà farlo. Roma in campo con il consueto rombo, stessi 11 visti a Verona nella vittoria di Verona per 1-0, partita veramente al cardiopalma. Se non l'avete vista vi consiglio di andarla a vedere, decisa al 93esimo da Edin Dzeko con un colpo di testa. La Juve, che ha battuto invece l'Udinese allo Juventus Stadium, si schiera con questo 4-3-3. Direi che la novità è assolutamente Evra, avanzato nel tridente accanto a Mandzukic e a Cuadrado. Per il resto tutta formazione titolare, anche per quanto riguarda i bianconeri. È veramente tutto pronto, manca solamente il fischio del direttore di gara. Sta per cominciare Roma-Juventus. Florenzi, Roma che vuole subito partita aggressiva. Salà, aspetta lo scatto di Florenzi, lo serve adesso. Occhio che in mezzo ci sono il capitano e Giacomo. Palla per Totti, che prova a staccare, anticipato però dall'intervento di Chiellini, se non sbaglio. Roma che vuole subito farsi vedere. Molla però il brasiliano, che gli riporta via il pallone. Castan sta diventando veramente la sicurezza difensiva della Roma. Sicurezza che invece non è Digne, perché qui consegna il pallone a Evra. Occhio a Pogba. Allora palla per Mandzukic, che si gira. De Rossi, non è finita. E poi sì, perché Florenzi con l'aiuto di Pjanic. Roma che vuole andare in contropiede. Lancio di Ale, splendido per Dzeko, che cerca il colpo di testa, forse con un braccio Bonucci. Engolan cerca spazio qui la Roma. Palla al limite per Dzeko, che può tornare da De Rossi. Poi Salah cerca spazio per liberare il mancino, dimenticato qui. Tiene anche il pallone in campo, la mette dentro Manolas. Si è aggrappato a Cuadrado per impedire al colombiano di arrivare su quel pallone. Quindi Salah, Roma che si vuole distendere in contropiede. Florenzi qui a campo e quindi può avanzare. C'è Pjanic che si sovrappone. Florenzi però vuole andare da solo. Alla fine però lo chiude. La rimessa sarà della Roma. Buona la falcata del terzino, che poi affida con le mani a Pjanic. Fuori per Nainggolan, che vuole liberare anche la conclusione. Cerca Totti, pallone che arriva al capitano. Ancora Totti, in mezzo per Dzeko. Totti è passato, calcia con una deviazione che stava beffando Buffon. Pallone che termina in calcio d'angolo. Ora Roma che si ripresenta davanti alla porta della Juventus. Cross di Florenzi verso Dzeko, di testa, che dira a liberare. Quindi riparte la Juve con Mandzukic. Attenzione, qui si sono ostacolati i due uomini. Occhio al contropiede, Mandzukic. Roma che adesso non è più scoperta come prima, fortunatamente. È stato lentissimo l'attaccante croato, e quindi palla recuperata, bene così. Cerca il cambio di gioco, De Rossi capisce tutto. Roma che riesce a ripartire con il capitano, forza ragazzi. Sta salendo anche Pjanic, servito, c'è dentro Dzeko, c'è largo Salah. Pallone chiaramente per l'egiziano, che la tiene anche Salah, col doppio passo, è andato via, in area, ancora Salah, fino in fondo, mette dentro per Nainggolan. Che occasione per la Roma. Il colpo di testa di Raja, che non era facile come sembrava, perché Salah gli ha tirato un missile. Ma che serpentina dell'egiziano, che sta facendo impazzire tutta la capitale. Parte bene la Juve intanto, col cross dentro, qui Manolas la gestisce con tutta calma, ma ha fatto prendere un colpo a me, ma questi sono dettagli. È riuscito comunque a tenere un pallone rischiosissimo. Palla che arriva ancora a Cuadrado con un rimpallo, fortunata qui la Juve. Cuadrado in aria, cerca di ubriacare Florenzi, che però non lo molla. Cuadrado la tiene ancora, è passato Cuadrado, Szczęsny con la manona. Cosa ha preso Szczęsny? Un miracolo quello del portiere polacco. Forse non avete avuto la mia stessa sensazione in diretta, ma ha aperto la mano e ha detto no, tu non segni. Che parata ha fatto Szczęsny, poi brutto intervento su Totti. Si scalda la partita, Totti manda a quel paese Cuadrado. Attenzione che arriva l'arbitro, ed è rosso per Cuadrado. Juventus che arrivano in 10 al 9° minuto del secondo tempo. Può cambiare la partita, che si è nettamente accesa con l'intervento bruttissimo e inutile di Cuadrado su Totti, e se ne va giustamente sotto la doccia il colombiano. Ma intanto seguiamo l'azione della Juve con Pogba, che allarga dalle parti di Alessandro. Juve che attacca nonostante l'inferiorità numerica e trova il gol con Evra. Al 64esimo, Juventus in vantaggio. E qui ragazzi, dormita della Roma però, perché prendere un gol del genere significa dormire, purtroppo. Anche se per carità la Juventus non è stata a guardare, anzi il gol se l'è costruito con una grande azione. Roma sotto, e adesso facciamo qualche cambio. In mezzo per Salah, occhio che c'è spazio. Salah va sul destro, è passato Mohamed, fino in fondo prova a calciare, c'è una deviazione. A sinistra non c'è nessuno. Ora cerca di andare nello spazio Dzeko, servito al capitano. Ok, Edin, la tiene Edin. Poi fuori per Totti,
Non c'è spazio per calciare. Allora vada Pjanic. Occhio a Miralem. Per Salah. Vuole farla girare. E pallone che viene ribattuto. Finendo male una partita che si era messa bene all'inizio secondo tempo. Grazie all'espulsione di Cuadrado. Entra anche i Turbi al posto di Salah. Partita che dicevo si era messa molto bene. Poi purtroppo dopo il gol della Juve è cambiato tutto. Ora comunque Fekir. Vediamo se ci distendiamo. Strootman. Primo pallone toccato in questo nuovo campionato per l'olandese. La tiene lì. Poi ricomincia da Digne. In attesa di spazi la Roma. Palla per De Rossi. C'è larghissimo anche Florenzi. Buonissima la palla dentro per Ale. Ale, Ale. Finta il tiro. Lo prova. Deviazione. Gol! Florenzi! Florenzi! Il pareggio della Roma. Bello de nonna. 1-1. 1-1 all'Olimpico. Non perdiamo. Ci hanno provato in tutti i modi a fare Melina nel secondo tempo. Non va. Perché la Roma è squadra da ultimi minuti in questa stagione. Deviazione di Chiellini. Deviazione decisiva di Giorgio Chiellini col destro. Complimenti, 1-1. E adesso però siamo attentissimi, perché non vorrei poi fare una figura, no, sapete. Sono 2 minuti di recupero che sono pochissimi anche per sperare di vincere la partita. Pensiamo intanto a non prendere gol qui. Pensiamo a non prendere gol qui con Castanchetti che deve allontanare, lo fa. Per Dzeko. Occhio che la Roma riparte. Occhio che Edin vuole ripartire. Dentro per i Turbe. È partito anche Fekir. È partito anche Fekir. Fekir. Fekir davanti a Buffon. Non ci credo. Non ci credo. Incredibile. Il miracolo di Buffon non era facile però, perché Fekir è mancino. È andato col destro. Non sono rimasto freddo purtroppo. Rinvio di Buffon. Non fischia, fischia ora. Va bene. Va bene. Finisce 1-1. Una partita incredibile. Che comunque siamo riusciti a non perdere, ma pensare che Fekir poteva portarci 3 punti in quel modo sarebbe stato clamoroso, sarebbe... Però è molto, c'è molta amarezza pensando questa cosa, pensando anche che ci siamo gestiti malissimo l'ultimo calcio d'angolo. È comunque una gran partita, Roma e Juve fanno capire che il campionato di Serie A non va sottovalutato, Roma e Juve fanno capire che nonostante siamo al 30 agosto sotto il sole di Roma, si può ambire a gustarci un gran campionato. È stata una grandissima partita, dalle mille emozioni, questo sicuramente. Probabilmente l'unica cosa che non è mancata in questa partita sono state le emozioni. Una che invece è mancata è stata la freddezza mia, soprattutto nella finale. Comunque siamo qui adesso con l'ultimo giorno di mercato, nel quale attendiamo semplicemente offerte per dei giovani e non riesco a non ripensarci. Però vabbè, avremo comunque modo di rifarci. Pensiamo comunque che non abbiamo perso, questa è la cosa più importante. Per un attimo pensavo veramente che fossimo spacciati, perché ragazzi, la Juve non perdeva più il pallone, non lo perdeva più, però adesso basta pensare alla gara contro la Juve. Per carità, abbiamo sbagliato alla fine, ma non fa niente, pensiamo alla grande squadra, pensiamo alla prossima gara che sarà contro il Frosinone e già lì dovremo vincere, quella chiaramente la vedrete in questo episodio. Adesso però continuiamo ad avanzare, purtroppo non sono arrivate offerte, siamo a 3 ore dalla fine del mercato. Offerte che mi interessano soprattutto per Odegaard, che siamo riusciti a riscattare nello scorso episodio, quindi a farlo nostro, ma adesso non riusciamo a mandarlo a giocare in prestito perché il mercato è chiuso e quindi finisce con un sapore agrodolce. Comunque ragazzi, visto che è appena finito il mercato ed è appena finita la mia voce anche, io vi invito a scrivermi nei commenti il vostro voto sul calciomercato, anche perché l'ho affrontato insieme, per cui ho seguito anche i vostri consigli. Adesso però andiamo un attimo in ufficio, perché c'è anche un aggiornamento che non ci interessa però. Allora, intanto adesso mi vado a cambiare anche un po' l'osservatore, per cercare magari giocatori un po' in scadenza per il mercato di gennaio, ora vediamo. Comunque avanzerei anche con il calendario, perché la prossima partita, ricordo, sarà contro il Frosinone. Allora, andiamo a vedere un po' il calendario. Giocheremo il 12 contro il Frosinone, direi di fare turnover, ma non troppo, perché è una partita da vincere, e poi ci sarà il big match contro il Barcellona, episodio ricchissimo, stiamo entrando già nel vivo della stagione. Questi dunque gli 11 con cui affronteremo il Frosinone al Matusa, dunque Szczęsny che rimane tra i pali, per il resto formazione abbastanza rimaneggiata con Digne che resta l'unico titolare in difesa, per il resto Wallace, Rudiger e Maguire fanno tutti e tre l'esordio assoluto in maglia giallo-rossa. Centrocampo con Pjanic che resta l'unico titolare, se volete mettete anche Strootman tra i titolari, poi Wenger anche per lui esordio in maglia giallo-rossa, davanti Dzeko, Iturbe e Iago Falche. Quindi palla in verticale per Kevin Strootman che può far correre gli attaccanti lì davanti. Dzeko mette giù e lascia il pallone a Falche, occhio allo spagnolo che riesce a tenerla, poi subisce fallo da Diakite, calcio di punizione per la Roma.
Rumoreggia subito il Matusa, Mangiallo che ci sta tutto sul pallone. Miralem Pjanic, vediamo un po' cosa esce da questo calcio di punizione. Il pallone in mezzo proprio verso Dzeko! Edin Dzeko! Bastano 13 minuti per il secondo gol in Serie A. Eccolo il gol di Dzeko che praticamente mi sembra di Akite la vittima, perché sono tutte vittime quelle che sono costrette, insomma, a provare a ostacolare l'attaccante della Roma. Che eccolo ancora l'ex giocatore della Roma, Verde, la mette in mezzo Rudiger, prima Magir, poi Rudiger, la difesa c'è. Dzeko fa su il pallone, poi non riesce a tenerlo però, occhio a Cipsa, Roma che sta perdendo molti palloni. Cipsa, Gucher, calcia in porta. Il pallone che termina a lato, ma è una Roma che concede parecchio al Frosinone, anche qualcosa in più del dovuto. Roma chiaramente padrona del campo. Roma ancora alla ricerca dei gol del 2-0. Pallone per Digne. Si propone Pjanic. Digne in mezzo c'è sempre Dzeko. Pallone per lui. L'anticipo questa volta di Akite. Carlini, Dionisi, la tocca Digne. Pallone che arriva a Carlini perché Digne si ostacola con Strootman. Palla in mezzo. Wallace. Come l'ha presa? È il momento di alcuni esordi, entrano Azis Thiam e Martin Odegaard al posto rispettivamente di Miralem Pjanic e Juan Manuel Iturbe, risultato che però non ci lascia tranquilli, bisogna chiudere la partita. Poi Dzeko ci mette un piede, senza fallo Dzeko, mamma mia come ha recuperato sto pallone, quindi Thiam, Roma che vuole uscire col numero 8, che poi fa correre Odegaard sulla corsia di destra. Odegaard che sta giocando in un ruolo che non è quello naturale, ma comunque è adattato a fare l'esterno alto. Ok, che il Frosinone fosse stata una squadra più cinica davanti, erano guai in questo caso per la Roma. Poi Wallace questa volta, Thiam, scambio con Wallace, sta partendo Odegaard, Wallace palla al piede, è un missile Wallace, la può mettere in mezzo dove c'è Odegaard, Blanchard. Strootman in mezzo per Dzeko, Roma che con calma vuole uscire, riesce ad uscire adesso però andiamogli a fare gol. Pallone per Odegaard, Odegaard un po' lento qui, poi dentro per Thiam, Aziz Thiam all'esordio, fa 2-0 e chiude la partita. Roma che mette in cassaforte un match che comunque non è stato giocato al 100%. Comunque questo è un gol importantissimo, l'esordio firmato con il gol di Abdou Aziz Thiam, proprio lui a 9 dalla fine. Ci consegna questi 3 punti. Quindi la prossima gara sarà contro il Barcellona, ragazzi. E allora, vediamo un po'. Conferenza stampa proprio per il Barcellona. Strootman è felice della fiducia che riponiamo in lui. E qui, qui io direi di semplicemente di dire la verità. Quindi di parlare bene della migliore squadra del mondo. Quindi avanziamo con il calendario. Martedì 15 sarà il giorno della gara. Non credo che Rudiger possa giocare titolare, anche perché c'è un Castan in ottima forma, affiancato comunque anche da un buonissimo Manolas. Rudiger ha giocato bene, così come Magir. Mi dispiace che chiaramente non gradirà il non giocare in questo match, ma stiamo parlando di Barcellona-Roma. Andiamo a giocare, signori, andiamo a provare a fare il risultato e vediamo poi cosa succederà in campo. L'atmosfera della Champions League e la potenza del Barcellona da una parte, ma la voglia di rimanere imbattuta della Roma dall'altra. Ci sarebbero tanti modi per rappresentare questo match, noi scegliamo il più comune. Questo è Barcellona-Roma, prima partita del girone di Champions League, chiaramente stagione 2015-2016. Avete visto la scenografia che ci regala il Camp Nou, partita veramente importante, partita che sarà anche molto difficile. Squadre che stanno scendendo ora sul terreno di gioco, c'è veramente un'atmosfera pazzesca, delle grandi occasioni. Sentiamo anche l'inno della Champions League. Si comincia stasera, sarà una partita veramente difficile dopo che abbiamo giocato sì, un big match in campionato contro la Juventus, ma comunque adesso si fa sul serio, si parla della Champions League. Forse è ancora troppo presto per affrontare questa squadra, ma il campo saprà parlare. Stiamo vedendo in grafica proprio l'11 schierato da Luis Enrique, chiaramente tutti i titolari, tutti i marziani del Barcellona, in particolare quei tre lì davanti, ma risponde la Roma con il consueto rombo. C'è una novità, che è quella di Torosidis al posto di Digne sulla corsia di sinistra, visto che il francese, che ha giocato anche a Frosinone, non è in condizione, è pronto ad andare alla traversone, lo libera adesso verso Suarez, Castan è ben posizionato, poi De Rossi allontana, Totti riesce a servire Nainggolan, Roma che vuole distendersi, non ci riesce, poi Torosidis anticipa Messi, allora scatta, o almeno prova a far scattare il contropiede Vasilis, che va via molto bene anche a Busquets, quindi in verticale per Nainggolan c'è l'inserimento di Dzeko, ha chiuso Piqué. E poi pallone comunque recuperato dalla Roma con Castan. Buona partenza giallorossa adesso con il pallone largo per Torosidis. Cross immediato verso Salah, col pallone che però viene bloccato. Poi Nainggolan calcia lui col mancino. Bravo. Anche loro chiaramente
Sono molto bravi nel palleggio. Attenzione all'apertura per Jordi Alba. Con Pjanic che va vuoto. Alba cerca l'ingresso in area. Ci riesce. Poi lascia Iniesta che prova a calciare. O meglio, a mettere il pallone dalle parti di Szczęsny con un tiro cross. Suarez. Castano ha chiuso. Poi attenzione al pallone in verticale per Messi che fugge a Torosidis. Messi calcia malissimo. Occasione sciupata dalla Pulce che per la prima volta dopo 20 minuti è riuscito a fuggire al Greco. Nuovamente per Messi, lo va a prendere Pjanic questa volta, gli strappa il pallone dai piedi e quindi può verticalizzare perché è scattato Salah. Pallone ottimo quello di Mire. Salah lo rincorre, torna anche Jordi Alba, gli passa però dietro Salah che allora riesce a tenerla qui. Non sale Florenzi, deve tenerla quindi il marocchino. Eccolo Ale, a rimorchio, cerca il dagliavè con Pjanic che cerca invece Nainggolan. Ha chiuso però Dani Alves. Vuole ripartire quindi il Barcellona, partita a ritmi veramente altissimi e riparte la squadra blaugrana con Suarez, raddoppiato da Castano e Manolas, li ha saltati entrambi, però si ferma, affida Neymar, occhio al taglio di Rakitic, in mezzo c'è Messi solo, Rakitic per Suarez, Szczęsny dice di no, prima palla gol clamorosa del match al 25esimo, che poi allarga Neymar punta, torna Dani Alves, palla dentro, occhio al tiki-taka, Dani Alves in mezzo, Florenzi in anticipo su Messi, un intervento fondamentale, poi Pjanic torna ancora da Ale. Busquets, poi Messi, attenzione, si allunga palla, ha lasciato solo destro, non ci credo, no, non ci credo, abbiamo preso un gol assurdo, abbiamo preso un gol assurdo, ha dormito la difesa, ha dormito qui la difesa in maniera clamorosa, guardate qui, Messi si allunga il pallone. Nainggolan addirittura si ferma, poi Szczęsny chiaramente posizionato male. Barcellona che passa la mezz'ora. È un peccato perché abbiamo vanificato tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Tutto da rifare per la Roma, che adesso è sotto al Camp Nou. Ale rientra su Neymar, deve appoggiarsi a De Rossi, che il destro ce l'ha. De Rossi prova a calciare, non bene, poi Salah in aria, Salah col sinistro. Bravo in calcio d'angolo. Non è freddo, non è nelle sue caratteristiche Salah. Quella di essere freddo davanti alla porta. Si è tirato un gol anche alla prima contro il Verona. Questo però era più importante. Poi Dzeko traversa. Incredibile. Incredibile. Insiste però la Roma che resta avanti con Salah. Palla dentro per Florenzi che prova a piazzare palo. Poi Dzeko. Jordi Alba sulla linea. Non è finita. Sì, perché Busquets allontana. Due legni colpiti nel giro di 60 secondi per la Roma. Prima la traversa di Dzeko, poi il palo di Florenzi. Palla in verticale per Suarez. Occhio al cross che non sembra pericoloso, anzi sì. Fortunatamente non ci arriva Neymar. Questi sono cross molto pericolosi perché in quel caso il difensore è quasi sfavorito perché l'attaccante arriva alle spalle. Attenzione qui a Mascherano, De Rossi in tackle. Poi non c'è tempo però perché termina il primo tempo proprio. 1-0 per il Barcellona, per ora decide il gol di Messi, neanche a dirlo, però è stato un gol regalato al club spagnolo, è stato un gol che si poteva evitare. Al suo posto Nabil Fekir che per la prima volta da quando è arrivato nella capitale va a fare il 9 e quindi la prima punta affiancato da Salah e Francesco Totti. Vediamo un po' perché anche un tridente inedito quello che presenta la Roma in questa ripresa. Speriamo che andrà nel migliore dei modi. Ma comunque attacca ancora il Barcellona con Messi che prende il tempo. No, Torosidis prende il tempo a Messi, poi gli fa anche il tunnel, la Roma la riparte. Poi ha recuperato molto bene De Rossi, che potrebbe verticalizzare con un pallone intelligente per Salah. Posizione, non so se regolare o meno, penso regolare, sì, perché la bandierina non si era alzata, quindi Roma che conquista una rimessa in zona offensiva. Attenzione al movimento di Pjanic, se ne è accorto Florenzi che lo ha seguito, poi Miralem prova a scavare questa palla per Fekir, che non trova la porta. Allora proviamo a fare qualche cambio nella zona centrale del campo, perché Pjanic non ne ha più. Di mettere dentro Strootman, che invece con la Juventus ha disputato un ottimo match, non è in condizione neanche Kevin al 100%, però ragazzi, dobbiamo provare a migliorare un po' qualcosa. Intanto fuori Messi, dentro Duran, cambio comunque a sorpresa. Intanto Dani Alves, spinta al destro, lo prova Rakitic, Szczęsny. Rimessa che sarà lunga, Torosidis, prendila, ti prego, bravo Toro, bravissimo Toro, 10 e lode Torosidis. Fammi anche un gol Toro. Forza ragazzi, ripartire, Fekir per Strootman. In avanti, Manolas dentro per Salah. Manolas non può calciare, Salah forse sì, allora decide di andare da solo, Salah è passato, Salah. Poi non sa che fare, torna dietro per Strootman. L'ha calciata in curva. L'ha calciata in curva, non è possibile. Ma che è stasera? Abbiamo provato in tutti i modi, in tutti i modi. E non c'è più tempo. Barcellona batte Roma 1-0. Al Camp Nou, dopo una partita comunque molto molto sofferta per entrambe le squadre.
Nota positiva, abbiamo comunque giocato una grande partita contro la squadra probabilmente più forte del mondo e avremmo meritato sicuramente, oggettivamente, qualcosina in più. Purtroppo così non è stato, ragazzi, e mi dispiace, ci sta a perdere per carità il Camp Nou, tra l'altro 1-0 abbiamo fatto una grandissima figura, ma bisogna aggiustare la mira davanti alla porta, lo testimonia stasera il risultato, lo testimonia anche il pareggio con la Juventus, perché al 93esimo, dopo aver pareggiato già in extremis, hai avuto una possibilità con Fekir di andare anche a vincere. Sono punti che vanno presi, ma in generale è proprio la forma mentis di essere più freddi davanti alla porta. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati al termine di questo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Torniamo con le tre partite. So che vi sono sicuramente mancate tanto. Lasciate appunto un mi piace se così è stato. Lasciate un commento qui sotto. Se non lo siete già iscritti al canale, io do appuntamento a inizio settimana prossima con un nuovo episodio che sarà il quarto. Bella, raga. La lunga attesa, il calciomercato è tutto momentaneamente sospeso perché finalmente si gioca al Bentegodi. C'è la Sverona contro Roma, riparte il campionato di Serie A.